ci fu un uomo da tra i farisei chiamato Nicodemo, un capo di giudei, che giunse in Gesù di notte e gli disse: Maestro, sappiamo che tu sei un dottore benuto da Dio, che non può farsi i miracoli che tu facci se Dio ne conello. Gesù gli rispose: in verità gli dico, se un uomo un rinasce, un poele un regno di Dio. Nicodemo gli disse: come un uomo può nascere di nuovo se le peggio, poele entra e torna in un seno di sua mamma e rinasce? Gesù rispose: in verità gli dico, se un uomo nasce d'acqua e di spirito, un può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato da carne è carne, e ciò che è nato da spirito è spirito. Non ti stupì che ti abbia detto, ci vuole che può nascere di noi. Un vento soffia in due ruole, e ne senti un rimore, ma non sai da due ruene né due ruà. E così è per quello che è nato da spirito. Nicodemo gli disse: come sta cosa può accadere? Gesù le rispose: sei un dottore di Israele e non sai queste cose. In verità, ti dico, dimo ciò che non sappiamo e ridimo testimonianza di ciò che non abbiamo visto e non ricevite mica la nostra testimonianza. Se buon gride quando vi parlo di cose terrestre, come gridarete quando vi parlo raggio di cose celeste? In uccello, se non è quello che è sparato da uccello, un figliolo di l'uomo che c'è in uccello. Se un uomo nasce d'acqua e di spirito, un può entrare in un regno di Dio. C'è chi è nato da carne e carne, e c'è chi è nato da spirito e spirito. Ci vuole a nascere di nuovo. Se un uomo non rinasce, un poele o regno di Dio. Se un uomo nasce d'acqua e di spirito, un può entrare nel regno di Dio, perché ciò che è nato da carne è carne e ciò che è nato da spirito è spirito. Ci vuole a nascere di nuovo. Se un uomo non rinasce, un poele o regno di Dio. Un vento soffia dove vuole e ne sente un rimore, ma non sai da dove viene e dove lo ha. E così è per quello che è nato dallo spirito. Ci ora nasce di nuovo. Ci ora nasce di nuovo.